beata la famiglia salesiana che, stando accanto agli altri, cura le ferite di chi soffre e ridona speranza a chi l'ha perduta, portando la gioia di Cristo risorto. Questa è santità. Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Beato Luigi Variara, la storia della banda, musica tra i lebbrosi. A Agua de Dios abitano 620 ammalati di lebbra e altrettanti familiari sani degli infermi. Quando arriva Don Luigi Variara, lavorano tra i malati tre salesiani, Don Unia, Don Crippa e il salesiano laico Giovanni Lusso. La lebbra è, in questo tempo, una parola spaventosa. Chi è contagiato è marchiato per sempre, isolato da tutti. Chi guarisce, e anche i figli sani dei lebbrosi, non è quasi mai riaccettato nella società. Il pericolo maggiore è la disperazione. Don Luigi comincia con l'oratorio, il gioco, la musica. L'8 settembre 1894, il primo gruppetto di ragazzi lebbrosi canta insieme a Don Luigi «Sei pura, sei pia, sei bella, Maria». E l'8 settembre 1897 la banda musicale dei ragazzi lebbrosi dà il primo concerto davanti alle autorità e a tutta la gente con un successo enorme. Da quel momento la banda rallegra i giorni festivi, porta allegria e speranza. Scrive un lebbroso: «La banda rende amene le lunghe ore della nostra stanca esistenza. Addolcisce il veleno che ci tocca trangugiare». Tra le giovani figlie di Maria scopre delle ragazze di forte impegno spirituale, generose e piene di eroica volontà. Nel silenzio di quel luogo sperduto, in 23 diventano suore. Nasce l'Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Gesù. Sono lebbrose o figlie di lebbrosi, nessuna congregazione le avrebbe accettate. Scrivono: «Siamo povere giovani, colpite dal terribile male della lebbra». Scrivevano: «Violentemente strappate e separate dai nostri genitori, private in un solo istante delle nostre più vive speranze e dei nostri più ardenti desideri. Abbiamo sentito la mano carezzevole di Dio nei santi incoraggiamenti e nelle pietose industrie di Don Luigi Variara di fronte ai nostri acuti dolori del corpo e dell'anima. Persuase che sia volontà del Sacro Cuore di Gesù e trovando facile il modo di compierla, abbiamo cominciato ad offrirci come vittime di espiazione, seguendo l'esempio di Don Andrea Beltrami, salesiano. Ora abbiamo deciso di fare un altro passo avanti. Vogliamo, legate dai tre voti, formare la piccola famiglia delle figlie del Sacro Cuore di Gesù, servendo Dio e dedicandoci al servizio dei nostri fratelli. Oggi sono in molte parti del mondo e continuano più che mai ad essere la mano carezzevole di Dio». Divertimento, godimento, distrazione e svago. Ecco cosa che ci propone tante volte il nostro mondo e cerca in tutte le maniere di convincerci che è questo che rende bella la vita. Il mondano guarda dall'altra parte quando ci sono problemi, a volte problemi di malattia o di dolore. Sappiamo bene, il mondo d'oggi non vuole piangere. In genere il nostro mondo preferisce ignorare le situazioni dolorose, coprirle, nasconderle. Si spendono molte energie per scappare dalle situazioni in cui si fa presente la sofferenza, credendo che sia possibile evitare l'esperienza del dolore e della croce. Ma nella realtà non può mai mancare la croce, mai. E le persone che vedono le cose così, come sono realmente, si lasciano trafiggere dal dolore e piange nel suo cuore, raggiungendo, penso, le profondità o tutta la profondità
della vita. Si trova così la persona ad essere consolata non dal mondo, ma di Gesù, il Signore, in cui si trova il coraggio di condividere la sofferenza e smette di fuggire dalle situazioni dolorose. Come tante madri anche di oggi, queste lacrime ha versato Maria, lo sappiamo, che è passata per tutti i dolori che anche noi a volte viviamo. Perciò beati, mille volte beati si può dire, coloro che condividono, tra virgolette, il pianto di Dio. Per le mani di Maria, ai piedi della croce, deporremo nel suo cuore trafitto e per sempre aperto dolori, delusioni e sofferenze. E chiederemo la grazia alla Madre di poter, dove viviamo, consolare chi piange, asciugare tante lacrime, saper piangere con gli altri. E penso che si possa dire che tutto questo è santità. Sono Suor Benedetta Chinellato, figlia dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Noi figlie dei Sacri Cuori, qui coi nostri confratelli, salesiani, anziani o malati, continuiamo la missione che ci ha affidato il nostro fondatore, il Beato Luigi Variara. Egli, nel lazaretto di Agua de Dios in Colombia, donò tutta la sua vita, regalando ai malati dignità, senso e speranza. Dignità, perché ogni malato, in qualsiasi situazione egli si trovi, è figlio di Dio e merita tutta la bellezza e la dignità di questa parola. Il Beato Luigi Variara si trovava nel lazaretto di Agua de Dios in un momento in cui i malati erano esclusi, emarginati per paura del contagio. Egli non ebbe paura di condividere con loro tutta la loro sofferenza e anche le loro gioie. Non ebbe mai paura del contagio. Così, allo stesso modo, noi cerchiamo di accompagnare i nostri confratelli in ogni momento della loro vita quotidiana, dall'alzarsi al mattino fino a sera, nelle preghiere, nelle piccole cose, condividendo con loro la loro situazione di malattia o anzianità, dinanzi a un mondo che spesso invece esclude o abbandona il malato. Il Beato Luigi Variara regalò alle nostre prime consorelle e a tutti i malati un senso al loro dolore. Spesso ci chiediamo che senso abbia, ma noi siamo solo creature di Dio, fragili, possiamo ammalarci, possiamo diventare anziani, possiamo avere qualunque problema. Lui invitava le nostre consorelle a offrire le loro sofferenze un'unione a quelle del cuore di Gesù, in riparazione e per tante persone che non conoscono il suo amore. Così, allo stesso modo, noi figlie dei Sacri Cuori, insieme ai nostri anziani o malati, cerchiamo di invitarci reciprocamente a fare di ogni giornata un'offerta al Signore, nelle piccole e grandi realtà, nelle piccole e grandi gioie e nelle piccole e grandi sofferenze. Il Beato Luigi Variara, nel lazaretto di Agua de Dios, portò tantissima speranza, fondò l'oratorio, fondò la banda musicale, infine portò addirittura il cinema. Ecco, noi vorremmo trasmettere a tutti la speranza e la gioia della risurrezione del Signore. Gesù non è rimasto in croce, noi abbiamo una speranza e con questa speranza vogliamo rimanere a fianco ai nostri malati, fino alla loro guarigione, o se Dio vorrà, fino al loro ultimo respiro, per aiutarci reciprocamente ad essere ogni giorno più simili a Gesù, che è altare, sacerdote e vittima. Ti ringraziamo, Madre Santissima Ausiliatrice, perché ci hai chiamati ad essere apostoli e missionari. Ti ringraziamo perché è delle ferite più profonde e sofferenti dell'umanità che noi, tuoi figli e figlie, riscopriamo la grandezza dell'amore di Dio. Aiutaci, Madre, ad essere olio
che cura e balsamo che risana per riscoprire la gioia di Cristo risorto. Amen. Thank you.